Signore e signori, salve. Allora, in questo deserto economico, ovviamente tutti quanti ci stiamo muovendo cercando di trovare delle opportunità. Una di queste, purtroppo, per motivi abbastanza gravi, cioè la truffa, pare che sia stata truffata da una suo, da, de, due, da dei suoi grandissimi leader che erano entrati in contatto con la società e hanno corrotto il programmatore, per cui praticamente, insomma, gli hanno rubato i fondi e quindi quando si è interessato al metaverso ha investito soldi che pensava fossero suoi, invece erano della società stessa. Questa cosa ha fatto saltare un'azienda che stava pagando danni, in cui io e altre persone guadagnavamo soldi, ma praticamente, diciamo, fortunatamente questa azienda era una grossa community, aveva una grossa reputazione e altre aziende si sono fatte avanti per prendere i clienti di questa azienda impegnandosi a restituire i soldi, anche se un po' a babbo morto, cioè un po' nel tempo. Una di queste, diciamo, si è tirata indietro, varie situazioni sono tirate indietro, una di queste poi successivamente si è fatta presente e si è tirata indietro. Quella che sta ancora lavorando e a qualcuno ha tornato i soldi, io ancora devo incassare un centesimo. Ma adesso dovrei incominciare a poter ritirare qualcosa anch'io, è da Oversal. Adesso che succede? Che praticamente questa azienda, noi possiamo entrare in modo direttamente con login e password, ma purtroppo ha fatto una via, diciamo, diretta per poter entrare anche con, diciamo, ha creato una hyper community dove siamo ritornati tutti quanti noi delle varie iniziative di recupero fondi che non sono andate a buon fine, e ha quindi creato questa community, hyper community, in cui siamo entrati tutti quanti e ci ha creato anche un pulsante specializzato. Io praticamente avendo una, diciamo, per esempio la mia associazione, avendo fatto un account, anche io sono entrato tramite questo meccanismo. Purtroppo, però, per qualche motivo si sono separati da questa operazione e noi dobbiamo eliminare questo passaggio. Quindi dobbiamo fare in modo tale di entrare direttamente. È una cosa che io avrei fatto da subito, velocemente, non evitando di trovarmi poi a doverlo fare nel giro di pochi giorni. Entro una settimana dobbiamo concludere il passaggio. Io quindi sto facendo questo video perché ho provato a fare il passaggio e mi è sembrato abbastanza facile e quindi voglio condividere con altre persone questa possibilità. Quindi, innanzitutto io entro adesso che ancora per una settimana ancora sarà possibile, siamo al giorno 21 aprile, per altri 6 giorni sarà possibile. Entro con i dati, confermo. Ecco qua. Ovviamente dobbiamo ricordarci il codice per controllare se siamo entrati nell'account giusto, ma al peggio entriamo in un altro account, quello che ne so, di nostra moglie o di nostro figlio, se abbiamo dei figli che sono magari maggiorenni e quindi anche loro sono in questa attività. Quindi autorizzo a passare i dati da Hyper Community ad Oversa. Mi dice se voglio collezionare. In questo momento no, onestamente, però vabbè, collezioniamo questi soldi. Ecco, ecco qua. Queste sono delle unità che però corrispondono a degli USDT, quindi in pratica saranno soldi. Ecco qua, notifica di migrazione. Cerchiamo di tradurre in italiano, in modo tale che sia più semplice anche per tutti la comprensione. Ecco qui, siamo in italiano. Desideriamo informarvi che la funzione di accesso con un clic su Hyper Community verrà gradualmente eliminata il 27 aprile 2024 alle 23:59 ora globale. Per garantire l'accesso ininterrotto e la sicurezza delle risorse, dovrebbe essere l'ora di Londra. Per garantire l'accesso ininterrotto e la sicurezza delle risorse, l'utente deve avviare il processo di migrazione dell'account su Daoversa. La tua prontazione è apprezzata in quanto la mancata migrazione del tuo account entro il termine stabilito può comportare una potenziale perdita di risorse. Apprezziamo la tua collaborazione e comprensione. Quindi ovviamente noi immediatamente migriamo l'account. Adesso
A questo punto, migrazione d'utente Hyper. L'email si spera che si possa mantenere la stessa, il nome utente lo stesso. Dobbiamo scrivere una nuova password. Allora, se voi fate un video, io vi consiglio di fare la precauzione di non far vedere le vostre password, per cui le scrivete da qualche altra parte, per esempio, lo scrivete su Telegram e ve le copiate. Allora, se avete un libricino delle password, io vi consiglio una rubrica. Andate su questa vostra rubrica e cercate la password di un altro account, eventualmente. Ecco fatto, ho trovato la password e adesso la incollo. Incolla. Incolla. Se ho, come in questo caso, più account, andare a mettere in modo tale da verificare. Ma in realtà in questo caso è meglio di no. Sto facendo una migrazione, quindi è meglio non avere errori. Inserisci il codice di verifica via email. Potrebbe darsi che si rifiuti di usare la mail che già avete usato, in quel caso bisognerà cambiarla. Vediamo. Il codice di verifica è stato mandato con successo. Io spesso preferisco prenderlo col telefonino perché non so perché è più veloce. Voi lo prendete dal computer, lo prendete dal telefonino. Come vi è più comodo, l'importante è prenderlo. Allora, in questo caso devo andare sulla Gratis Italia, eccolo qua, la conferma. Quindi copio 279308. Questo è un codice one time, quindi possiamo tranquillamente condividerlo. 279308. Ok, la lunghezza del conto non può superare i 10 caratteri. Vediamo, G, R, A, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, IA. Quindi devo levare 3 caratteri. Facciamo. Ok, ho cambiato il nome, l'ho accorciato. Vediamo se ancora me lo accetta, dovrebbe essere così. Salvare la password? Assolutamente sì. In questo caso se il computer che usate è esclusivamente vostro, se non lo fosse, ovviamente no. Ecco qua, impostazione account. Noi abbiamo possiamo impostare un Google Authenticator eventualmente. In questo caso ho fatto malissimo a impostarlo perché ovviamente non deve uscire. Comunque lo imposterò da capo e quindi verrà un altro codice, non è un problema. A questo punto posso andare a vedere le mie terre. Ho comprato delle terre per accelerare. Ho preso delle stone, le ho caricate al 10% perché poi si possono ampliare.
almeno si poteva, non so perché non sto più seguendo questo progetto, ho trovato un progetto fantastico e questo qui, devo dire la verità, non sono certo perché il discorso del metaverso che loro cercano di fare con la massima serietà anche, non è detto che possa funzionare perché secondo me dovrebbero essere tutti compatibili fra di loro e non lo sono, quindi ho questo dubbio. Ognuno cerca di fare il suo metaverso e questo è un grave errore. I miei 45 anni di consulenza informatico mi dicono che questo è un grave errore, che potrà fare molti morti e feriti. È una guerra, non è un'evoluzione. Quindi ho già collezionato diciamo, le ricompense. A questo punto devo andare in asset, in realtà l'ho detto, attività, e andarle a caricare. Automaticamente lui le vede. Ho già perso 210 dollari, 210 unità. Equivalenti a 210 dollari, però vabbè, pazienza, perché bisogna andare almeno ogni 5 giorni a caricare. Sono stato troppo impegnato, non l'ho fatto, quindi ho perso tutti i miei account di famiglia, dei soldi. Caricato. La cosa più importante adesso è scrivere immediatamente, non è che l'ho salvato, ma è meglio scriverlo, gratis Italia. Chiocciola Gmail è diventata gratis it. Infatti usciamo delinguino. E proviamo a rientrare. Quindi a questo punto io cliccherò gratis it. La password dovrebbe essere questa. Conferma l'accesso. Sono rientrato. Tutto a posto. Ho tutto? Vediamo. I miei asset. I pochissimi, scarsissimi asset sono qua, della mia associazione, 7.000, forse futuri, chissà fra quanti anni, dollari da recuperare. Il mio TFA, che se non arriva al 30% non posso ritirare nulla. Nei dettagli, questa è la linea di demarcazione da cui puoi incominciare a ritirare. Sono 26.33. Quindi tutto pare sia a posto. La mia perdita me la segnano qua. Se raccogli i tuoi punti entro il 20, 120 ore, raddoppi entro le 24 ore, perderai tutti i punti di P. Ok, a posto. Usciamo. Sì. Allora, se abbiamo qualche dubbio, proviamo a farlo con un altro account. Hyper Community, quindi ricapitolando. Io clicco il pulsante Hyper Community. Lui mi dice: vuoi entrare con questo account? Dice: no, no, voglio cambiare account. Vado sugli account. Dico conferma. Lui mi richiederà: vuoi autorizzare a passare tutte le informazioni di questo account ad Aversal? Assolutamente sì, e lui cercherà di darmi i soldi. Allora, ci sono dei soldi da collezionare, che fai? Colleziona immediatamente questi soldi, account, questi punti interni, in questo momento sono punti interni, non sono ancora soldi, speriamo che lo diventino. Account migration notice, e quindi anche dal punto di vista fiscale non sono assolutamente nulla, non sono neanche cripto. Se riusciremo a tirarle fuori diventeranno delle cripto e quindi ci porremo il problema di pagare entro l'anno successivo i soldi, oppure addirittura scippare che ci sia un acconto. Però io non sono commercialista, non chiedete a me, non sono competenze mie. Ecco qua, rimettiamo in italiano. Non so perché, secondo me, tutti questi pianeti portano via potenza di elaborazione a morire.
Ok, desideriamo informarvi, ripetiamo, rileggiamolo, desideriamo informarvi che la funzione di accesso con un clic su Hyper Community verrà gradualmente eliminata il 27 aprile 2024 alle 23:59, ora di Londra probabilmente. Per garantire l'accesso ininterrotto e la sicurezza delle risorse, non arriviamo assolutamente l'ultimo giorno perché sarà un sovraccarico dei server e sarà un disastro, quindi non lo fate, fatelo subito appena vedete questo video, se non l'avete già fatto. Per garantire l'accesso ininterrotto e la sicurezza delle risorse, l'utente deve avviare il processo di migrazione dell'account di Daover su Daoversa. La tua prenotazione è apprezzata in quanto la mancata migrazione del tuo account entro il termine stabilito può comportare una potenziale perdita di risorse. Ovviamente saranno perse perché tu, non potendo più passare i tuoi dati a Daoversa, non potendo entrare con l'account dove ci sono tutti gli asset che avevi su Hyperversa, è un modo per perdere i soldi e non va bene assolutamente. Magari anche le lending che hai comprato e tutto il resto, apprezziamo la tua collaborazione e comprensione. Migrare account, quindi al 99,9% se non si fa l'operazione in tempo si perdono i soldi, quindi non rischiamo. Sì, è vero che magari se saremo pochissimi, magari il customer service potrebbe anche aiutarci a recuperare, ma non è detto, perché rischiare? Quindi facciamo la migrazione dell'account. Ovviamente io sto parlando il consulente informatico che ha con tanto di partita IVA e quindi che è autorizzato a dare consigli informatici, ovviamente. Questo non è una consulenza, non nessuna, io non sono un consulente finanziario, quindi non è una consulenza finanziaria, ma non ha niente a che vedere, perché stiamo parlando di un'attività di tipo informatico, dove non ci sono ancora soldi, abbiamo perso i soldi, questi si stanno facendo giocare con dei loro asset interni, che non sono neanche asset, sono dei punti interni. Speriamo si riconvertano in soldi prima o poi. Allora, migrazione dell'utente per email. Quindi l'email, ci segniamo l'email. Questo email andrà, dobbiamo anche qua mettere ovviamente la stessa password, copia, incolla, incolla. Adesso gli chiedo, vediamo di averlo in questo momento a portata di mano, se no dobbiamo interromperci. Fortunatamente ce l'abbiamo. Ok. Invia il codice. Così verifica inviato correttamente. Eccolo qua, arrivato. 773868. 773868. Ok. La password la archiviamo. A posto. Adesso siamo entrati, vediamo. Io qui ho 4 terre da 10 11 dollari, fatti 11 10 10 10 e poi una terra da 100 dollari, 101 dollari, quanto pare. Allora, da questo punto di vista ci ha fatto raccogliere, questa è una cosa buona, come siamo entrati i punti da raccogliere. Adesso andiamo in attività TFA e carichiamoli sul TFA. Sono 45 punti più 0,39 probabilmente che vengono dalle terre. Mettiamo. Caricati successivamente. Qua ho perso 151 dollari, vedete, ho perso parecchi soldini, insomma, 151 punti, che quindi saranno 151 dollari in meno che sicuramente con qualunque cosa vada prenderò.
Qua siamo al 16,52, quindi se andiamo a vedere la situazione, sono solo al 16,52, devo arrivare al 30% perché questo account si era perso. Non era perso con tutti i suoi asset, non c'era alcun modo di recuperarlo, solo che se ne avevo consulente informatico una bella capatosta, alla fine sono riuscito a recuperarlo e quindi questi 25.000 dollari che potenzialmente potrei recuperare se non ci saranno stupidaggini da parte loro. Una grande stupidaggine è il fatto che fanno i pacchetti da 5.000 dollari, i pacchetti da 50.000 dollari. Io qua non ce l'ho 50.000 dollari, come posso ritirarli? Quindi dovrei fare 5 pacchetti e passare 5 anni a fare. Ma insomma, mi sembra una cosa abbastanza stupida. Chiaramente, magari non saranno 5 anni, ma stiamo parlando di anni per recuperare questi 25.000. È allucinante se continua a fare così. Noi stiamo chiedendo a persone che stanno andando a Dubai a parlare con loro lì. Fare una cosa molto semplice, l'ho pensato io, ma l'hanno pensato sicuramente anche altre persone, fare i pacchetti fino a 5.000, fino a 50.000, in modo tale quanto tiri 25.077, li puoi recuperare, virgola 24, li recuperi. Così è corretto e onesto, e non è fumo, perché se no altrimenti tu mi stai dando fumo negli occhi. Io, a me non interessa parlare bene di una cosa, io voglio essere obiettivo. Spero che loro abbiano successo, spero che loro possano dare da guadagnare a tante persone. Io non sto puntando su di loro perché ho ovviamente dei dubbi è un'attività a altissimo rischio. Chiaramente inventare un mondo virtuale in concorrenza con altri mondi virtuali, l'unico punto di grandissimo vantaggio sarebbe avere un'unicità dei mondi virtuali, allora sì, sarebbe positivo. Sarebbe sicuramente un successo, ma non hanno pensato non hanno voluto farlo. Penso che l'abbiano anche pensato. Allora, abbiamo fatto la nostra cosa. La prova da fare immediatamente a questo punto è provare a. Abbiamo caricato anche i nostri soldi, non abbiamo altro da caricare, quindi usciamo e rientriamo. Quindi non. Ma non me lo sono segnato. Controlliamo se siamo entrati e abbiamo finito. Quindi andiamo a vedere per riconoscerlo, essere sicuri che sia lui. Andiamo a vedere le terre. Abbiamo detto che sono appunto 4 per L1 Stone Age più Bronze. Bronze, che sono praticamente 11 più 10 più 10 più 10 più 101. E questo praticamente il login di accesso questa volta è rimasto uguale. In trattino C. Perfetto, usciamo, siamo sicuri. A questo punto possiamo fare anche velocissimamente. Rientriamo in Apple Community. Lui chiederà: vuoi rientrare nell'account di prima? No, no, voglio cambiare account, ricordiamoci. E questo è il mio. Conferma. Come entriamo? Mi dirà, vuoi autorizzare 3583? Certo. Colleziona questi soldi, migra l'account. Immediatamente l'email l'ho dovuta cambiare già allora. Qua potrebbe essere troppo lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A questo punto taglio via
caratteri in eccesso, mi raccomando, 10 caratteri, le password sempre quelle, uguali, non cambiate niente, entriamo, incolliamo, incolliamo, ecco fatto, facciamoci mandare se abbiamo a portata di mano, se no fermatevi, trovate il vostro account. Eccolo qua. Ecco qua. Send code. Codice mandato con successo. Eccolo qua. 24 26 85. 24, 26, 85. Ovviamente siamo distanti dalla scadenza, per questo è così veloce. Non arrivate a far arrivare la scadenza, mi raccomando. A questo punto incominciate a scrivere che. Segnatevelo, è diventato Inge. Perché sennò poi magari potete andare al manicomio. Se avete assistito decine di amici alla registrazione, non trovate più una password. Ci sono password che non funzionano neanche perché sono state cambiate, però voi andate al manicomio e pensate che sia il vostro account che non funziona. Ok, che magari somigliano ai login. Allora, salva. A questo punto andiamo anche a manovrare gli asset. Lui automaticamente riconosce che ci sono dei soldi. E mi dice, ci sono anche 3 dollari che posso ritirare. Mamma mia, quanti soldi. 62. Beh. Fantastico, degli 87.500 più 5, quindi 92.000 che dovete avere. Ci sono 3 dollari da ritirare, bellissimo, divento ricco. Ok, ovviamente io non conto, non scommetto su questa attività, però vale la pena di provarci. Ci sono persone che ci credono seriamente, fermamente, mi fa piacere per loro. Io ho trovato qualcosa di fantastico e sto collaborando con loro. Poi facciamo consulenze internazionali sulla sostenibilità e questo è il nostro lavoro primario. E quindi speriamo che vada tutto bene a tutti però. A questo punto dobbiamo solamente uscire e provare a rientrare. Logout, sì, quindi abbiamo, vedete, in pochissimo tempo ho fatto 3 account. Chiudo, dico in Jacob. Vi consiglio di entrare su Brave, vi consiglio Brave, e andare a cancellare gli account che non mi servono più. Perché veramente, ecco qua, soprattutto quelli degli amici che avete aiutato, perché sono solo account che fanno, non vi fanno trovare i vostri. Quindi MyLand, qui dobbiamo avere parecchie land, infatti, perché ci sono parecchi soldi da ritirare, quindi ho cercato di accelerare. Qui abbiamo 10, 10, 11. 10, 10 e poi abbiamo 101, 101, 101, 101. Ok. Però vediamo prima l'indirizzo qual è. Andate in account settings e potete vedere maurizio.dao. Questo anche era 0,2%. Adesso i miei asset, qua ci sono i TFA, persi 271 dollari, pensa un po'.
Ma niente, le ho raccolte? Sì, non c'è niente da collezionare, anche se cliccano. Asset, TFA. Ok, sono 36, quindi ecco questo caso posso iniziare a fare i ritiri. E ho 137 dollari che posso ritirare, però non so se li posso ritirare tutti quanti insieme o una certa percentuale. Questa è una cosa che vi informerò e vi farò sapere. Ok, spero che questo video sia stato utile. Un abbraccio a tutti e alla prossima su cose però spero estremamente positive. Ok? Un abbraccio ancora.